perché so il lavoro che abbiamo fatto, due perché è stato fatto un lavoro non eccezionale di più nel nostro settore giovanile, tre perché oggi, con l'esperienza che abbiamo maturato, con una società sana che non hai ogni anno da pagare i debiti pregressi, fare un campionato, lo dico con molta sincerità, fare un campionato di Serie B con questi numeri qua, ci palleggiamo di tacco. Quanto costa? Signori, buongiorno. Mi tolgo la mascherina perché tanto non c'è nessuno e non ha senso mantenerla. Oggi è una domenica amara. Già ieri il sabato è stato un sabato veramente difficile da digerire. Un 1° maggio difficile da digerire che non si passava più a Pescara da parecchi giorni. Ecco, colgo l'occasione oggi per farvi il video dove vi dico che, ahimè, il Pescara è retrocesso. Non è ancora ufficiale. Ieri è stata ufficiale la retrocessione dell'Entella. Pescara in teoria si potrebbe ancora salvare, mancano 3 partite, 9 punti a disposizione, abbiamo uno squadrone, le possiamo vincere queste ultime tre. Sperando che tutta l'altra parte della Serie B becchi il Covid e si fermi il campionato, noi facciamo 9 punti, ci salviamo. Cioè, questo era l'input dato oramai da queste ultime 15 partite, da questa società. Tanto abbiamo visto, mancano 15 partite, saranno 15 finali. La settimana dopo mancano 14 partite, saranno 14 finali. Siamo andati avanti, avanti, sempre a prenderci per il culo, perché questa è stata la realtà dei fatti, una presa per i fondelli, per il culo. E ora siamo arrivati all'epilogo finale, ovvero una sconfitta, quella di Cosenza. Guarda, signori, guarda, non me ne vogliano i tifosi del Cosenza, i cosentini, ma Pescara calcisticamente, cioè Cosenza non dovrebbe sapere manco chi è e che cosa è, cioè e dove sta. Cioè, ma non perché il Cosenza o parliamo, vi posso parlare di un'altra squadra, il Bisceglie, la Fiederi Sandria, cioè, ma calcisticamente, cioè il Pescara non dovrebbe trovarsi minimamente a questi livelli. Ovvero, ve lo spiego meglio, il Pescara non doveva arrivare a 5 giornate dalla fine a essere costretto a vincerne 4 e pareggiarne una per sperare di entrare nei playout, manca a salvarsi nei playout. Invece siamo arrivati a un punto dove eravamo costretti a vincere 4 partite su 5 rimanenti, quando in questa stagione il Pescara in 30, quante parti? 38 meno 5, in 33 partite ne ha vinte 6. Allora, voi mi dovete spiegare già la possibilità di vincere 4 partite su 5 con questa statistica. Niente, ci sta i signori, Pescara è fatta così, tipo Napoli. Ci sta, ragazzi, era una squadra questa del Pescara che fondamentalmente era impossibile questa salvezza. Al di là dei numeri, ma proprio per la pochezza della squadra, cioè tecnica. Signori, siamo retrocessi con una squadra che doveva essere rinforzata a gennaio, prendendo almeno subito un attaccante, e tutto è stato fatto fuorché questo, ovvero abbiamo preso un difensore frascico come Sorensen, abbiamo preso a centrocampo i primi due acquisti, Rigoni che l'abbiamo visto 3 partite in tutto il girone di ritorno, e Magin il mercenario che ci ha fatto vedere ieri quanto è forte, anche nei calci di rigore si è messo in evidenza, come avete visto. Abbiamo preso, probabilmente De Sena è stato l'unico rinforzo giusto che abbiamo fatto. E poi a centrocampo sono arrivati Tabanelli insieme a Basit, che è stato preso per far arrivare qui Volta. Non si capisce il perché di questa operazione. Quindi, se andiamo a vedere il Pescara, a conti fatti, era una squadra che aveva delle lacune offensive allucinanti. Abbiamo preso Giannetti, che non è un bomber, che ha fatto, se fa 5 gol al campionato, è una prova. L'abbiamo preso l'ultimo giorno di mercato insieme a Odegaard, che è un giocatore di belle speranze, ma attualmente non è un giocatore da B, e l'hanno tolto pure dalla Svizzera. Quindi voi mi dovete spiegare con quali speranze potevate credere che il Pescara si sarebbe salvato. Detto ciò, quello che fa più male non è retrocedere, perché nel calcio si può vincere, si può perdere, si pareggia, si va in Serie A, si retrocede in Serie B, va in Serie C, per amor di Dio, puoi anche fallire. Nel calcio c'è tutto.
però il tutto va fatto con una certa dignità, ecco, quella che non hanno avuto i giocatori del Pescara indossando la nostra maglia. Purtroppo il Pescara ha una maglia che pesa, perché ha una storia, ha una tradizione. Noi a Pescara abbiamo un modo di vivere il calcio che è viscera, cioè, ovvero noi non ce ne frega niente di vincere 1-0. No, a noi ci piace vedere il calcio a Pescara. Siamo stati abituati con Zeman, con Galeone, con Catuzzi, ne abbiamo visti tanti. Abbiamo giocato sempre un calcio offensivo e ci siamo sempre andati a divertire allo stadio. Poi, ripeto, si può vincere, si può perdere, però i giocatori ci hanno fatto sempre vedere quella maglia sudata. A noi ci piace vedere quando a fine partita i giocatori escono dal campo stremati e vedi che hanno dato tutto. E allora io mi chiedo, ieri i giocatori del Pescara hanno dato tutto? Quello che doveva, cioè quella che doveva essere a fin dei conti una finale di Coppa del Mondo. Cioè tu ti vai a giocare una finale dove o vivi o muori e ti ritrovi dopo 8 minuti a perdere 2-0. Ma io posso capire il primo gol, una punizione capolavoro di Tremolada e vai in svantaggio. E il secondo gol, ragazzi, ma l'avete visto il 2-0 di Carretta con Scognamiglio che perde 5 metri in allungo, Carretta scivola, si rialza, ha il tempo di prendere ancora la palla, si gira, si rimette la palla sul sinistro e segna. Ma stiamo scherzando? Ragazzi, ma stiamo scherzando a quello a cui abbiamo dovuto assistere ieri? Una partita persa dopo 8 minuti, una partita che non si è giocata, dove il Cosenza sembrava il Real Madrid e noi sembravamo il cappello sul tavolo. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma questa retrocessione, perché oramai non è ufficiale, ma oramai parliamo di una retrocessione, ripeto, è una retrocessione che fa male per come è avvenuta, per il disimpegno dei nostri giocatori che non hanno onorato la nostra maglia. E la colpa, cari signori, non è dei giocatori, sono dei giocatori. La colpa è di chi ha tenuto quei giocatori e di chi ha comprato quei giocatori che non erano adatti a questa Serie B. La colpa è di uno solo. La colpa è di Daniele Sebastiani. È inutile che ci rigiriamo intorno. È inutile che continuiamo a non dire la verità. È inutile che continuiamo a pescare, a chiudere gli occhi e far finta di niente, come se ci fosse il prosciutto agli occhi e i tappi alle orecchie. E ciò che fa più male, e parlo da tifoso, io parlo da tifoso e questo è un mio pensiero, è la stampa locale che è asservita a questo presidente che non dice mai la verità. Una stampa che non fa mai una domanda, una stampa che non va mai a indagare su cosa combina Sebastiani, una stampa che non c'ha mai una critica costruttiva verso questo presidente che ne ha fatte in 10 anni di cotte e di crude. Sebastiani sono 10 anni che opera indisturbato con la nostra squadra, sono 10 anni che fa quello che vuole. Sebastiani sono 10 anni che fa il mercato per i cazzi suoi, perché è inutile che vediamo ieri a fine partita il signor Bocchetti che va alle telecamere e dice scusatemi il 90% delle colpe è mio. Ma di che cosa stiamo parlando? Lo sanno anche le pietre per terra qua dello stadio che Bocchetti non decide manco la benzina che da mette quando va a fare il calciomercato, chi porta la macchina a Sebastiani. E allora a noi non ce ne frega niente delle scuse del signor Bocchetti o del povero Grassadonia che è un'altra vittima sacrificale di turno, come lo sono state magari Zauri, che io ho tanto, devo dire, criticato, forse anche ingiustamente, perché in quel momento non mi rendevo conto. Però come sono passati vari Le Grottaglie, come sono passati vari Pillon, come sono passati vari altri allenatori che quest'anno si sono avvicendati sulla panchina biancazzurra e ci hanno rimesso le penne. Per colpa di chi? Di una gestione di un presidente che del Pescara non fa niente di sportivo, ma fa soltanto operazioni economiche. Per cosa? Per il mantenimento di questa squadra, perché lui fondamentalmente probabilmente non ha i fondi per mantenerlo. Allora io mi chiedo, come 10 anni fa hai rilevato il Pescara con pochi spicci e con l'abbandono poi degli altri soci? Ora, a mio pensiero, è arrivata l'ora forse di capire che questo ciclo è finito,
È arrivata l'ora di capire che Pescara non ne può più di lei, caro signor Presidente. Non so se vedrà questo video, mi auguro di sì, così forse capisce tutto il disappunto che c'è in questa piazza e che probabilmente non si palesa, fortuna anche del Covid, perché io penso che se ci fosse stato il Covid, quest'anno lo stadio, cioè non è che vedevamo quattro scemi, come diceva lei o i suoi clienti. Io penso che quest'anno, se non ci fosse stato il Covid, probabilmente, cioè lo stadio, quei pochi che sarebbero venuti ad assistere a questo schifo, cioè io penso che sarebbe stato, ci sarebbe stato una palese dimostrazione proprio di insofferenza della, non di lei, caro Presidente, ma della sua gestione. Il problema qui non è una retrocessione che è nata figlia di quest'anno, di sbagli di quest'anno da agosto, da riprendere prima Oddo, poi aspettare di cacciare Oddo le nuove partite per prendere Breda, e poi abbiamo preso Grassadoni e poi abbiamo preso giocatori che hanno deluso. Il problema non è questione di allenatori, di giocatori, il problema è questione di gestione di questa squadra, è questione di gestione sportiva di questa squadra, e sono problemi che vanno avanti da 5 anni oramai, cioè non è questione dell'ultimo anno, sono 5 anni che oramai a Pescara non si fa più calcio, sono 5 anni che non si fa un calciomercato in base alle esigenze sportive, ma si fa calciomercato grazie a sempre i soliti procuratori che portano i giocatori e che fanno venire a Pescara giocatori che non servono. Faccio un riferimento: inizio anno è stato preso il difensore dal Benevento, come si chiamava? Antei. È arrivato Antei e insieme a Antei è dovuto arrivare Vokic. Che Vokic, porca miseria, se serve per aprire gli ombrelloni al mare, cioè c'è tanta roba. Ma non, cioè, tu dici, vabbè, preso Antei, vabbè, ma Antei rientra in 3-4 mesi, rientra, fa una partita col Vicenza dove fa 4 cappellate e ci fa perdere una partita col Vicenza, non gioca più, rispedito a Benevento, e noi a gennaio dovevamo rinforzarsi in attacco, e naturalmente chi prendiamo? Volta, insieme a Basit, perché doveva arrivare un altro 1 qua a Pescara. E allora, ma di cosa stiamo parlando? Quando il calciomercato è fatto a queste condizioni e se si è schiavi dei procuratori o delle amicizie con altri presidenti? Ma non è, questo non è fare calcio, caro signor Presidente. Pescara aveva bisogno di un attaccante. Guardi le altre società. Ieri abbiamo perso con il Cosenza. Il Cosenza aveva Trotta in panchina e si è rinforzato con Tremolada, un giocatore che comunque ti può fare la differenza in qualsiasi momento della partita con una punizione. Noi non abbiamo un calciatore capace di battere un calcio di punizione o un calcio d'angolo. Quindi come possiamo competere con le altre squadre di Serie B quando la nostra rosa non ha giocatori che possono in qualche modo risolvere la partita? L'Ascoli si è salvato, caro signor Presidente, lo sa perché? Perché ha acquistato quel Dionisi che le è andato dietro 8 mesi. Però un conto è andare da Dionisi e offrirgli un contratto che gli chiede e te lo prendi. Un conto è vai da Dionisi e gli dici: ah, ti do 5 euro un appartamento fuori allo stadio. Cioè, capisce il concetto? Se lei vuole i giocatori, deve pagare, deve cacciare i soldi. Che senso ha acquistare 7 centrocampisti a gennaio e non acquistare una punta che le serve? Prendeva 2 centrocampisti e comprava un attaccante e risparmiava i soldi degli altri. Ma siccome lei non fa un mercato per la Pescara Calcio, ma lei fa un mercato per la Sebastianese Calcio, che questo non è il Pescara, questa è la Sebastianese, e allora non ci possiamo lamentare adesso che siamo arrivati a questa retrocessione e siamo nel silenzio totale della città, purtroppo. Non ci possiamo lamentare quando lei per anni il bilancio è sano, non ci sono problemi, e esce fuori un sito internet dove fa vedere l'ultimo bilancio con 24 milioni di euro di debiti. E ciò che mi fa più impressione a me, caro Presidente, e glielo dico da tifoso abbonato del Pescara, è che non c'è nessun giornalista che glielo chiede queste cose, quando lei va in televisione sempre a dire che i conti sono a posto, i bilanci sono a posto. Allora, sti bilanci o sono a posto o non sono a posto. Il Poggio degli Ulivi o è di proprietà o non è di proprietà. Cioè, lei va in televisione a dire che il Poggio degli Ulivi è di proprietà del Pescara e 2 giorni dopo il signor De Cecco le fa un'ingiunzione di pagamento. Mi pagate? Cioè, allora, che società è il Pescara? Che futuro abbiamo? Lei, caro signor Presidente, ha preso un Pescara 10 anni fa dalla gestione Zeman, pieno di giocatori di proprietà. Le parlo di Balzano, Capuano, Cascione, c'erano avevamo acquistato in Serie A Bjarnason, avevamo Caprari di proprietà, poi che è diventato nostro. Ma quanti giocatori sono passati per Pescara e lei li ha non venduti, svenduti? Se io penso a Torreira,
Lei ha venduto Torreira alla Sampdoria nel 2014-15 per 1 milione di euro lui cartellini di Fornasier. Ma stiamo scherzando, e Torreira alla Sampdoria l'ha venduta a 30 milioni di euro all'Arsenal. Cioè, questo è il Pescara. Abbiamo venduto la Padula, abbiamo venduto Verratti, abbiamo venduto Bjarnason, Capuano. Ci sono milioni di giocatori che abbiamo venduto. Abbiamo fatto milioni su milioni di euro, due Serie A, incassi da Sky, abbonamenti, TV, quello che vuole, paracadute. Ha gestito per oltre 10 anni oltre 100 milioni di euro. Ci ritroviamo con una squadra di ultra trentenni fracichi o che non ce la fanno più a giocare, perché io penso che il gol che abbiamo preso ieri cioè per colpa di Scognamiglio su Carretta, penso che Higgins 150 kg di Pans ieri probabilmente non l'avrei preso quel gol, guarda. Cioè, io penso che se Carretta scivolava a terra mi ci buttava addosso e non avrebbe fatto il gol. E allora ci ritroviamo con una squadra, dicevo, pieno di prestiti, di giocatori. Siamo diventati l'asilo nido di Atalanta, Inter, Roma, Juventus, sempre scambi con la Juventus, intrallazzi con la Juventus. E ora è ora che a Pescara si cominci e si torni a far calcio, caro presidente. Se lei non è in grado di mantenere questa squadra, se non è in grado, se ne vada, lasci la squadra al sindaco, ci faccia fallire, la regali a qualcuno, se ne vada. Pescara non la può sopportare più, non ce la fa più, nessuno lo ha chiamata e le ha detto di prendersi per forza il Pescara. Lei dice, ma io mantengo la categoria, il Pescara è di... Non ci interessa, non gliel'ha chiesto nessuno di acquistare il Pescara 10 anni fa e di prendersi le quote. Se non ce la fa tenere il Pescara calcio, lo ceda, perché sinceramente Pescara è stufa del suo far calcio, è stufo del suo non far calcio. Siamo stufi, abbiamo veramente, come dice lei, l'orticaria. Ci abbiamo l'orticaria, siamo diventati lo zimbello del calcio professionistico di tutta Italia. La Serie A e la Serie B ci prende per culo, ci prende per culo, i tifosi ci prendono per culo, pure i tifosi del Cosenza ci prendono per culo, ha capito? Quindi è ora di tornare a far calcio, è ora che Pescara torni a essere il Pescara e che la Sebastianese se ne vada a fanculo, glielo dico con tutto il cuore. Un saluto a tutti, scusatemi lo sfogo ma sto troppo incarognito, ciao.